Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi ritorniamo su eFootball 2023 per andare a scoprire il secondo contratto mirato che secondo me è uno dei top, uno dei migliori ed è molto interessante anche la build che gli ho fatto. Lo andiamo ad analizzare, si parla di Gonçalo Ramos, quindi l'avete visto dalla copertina. Mi raccomando ragazzi, se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, lasciate sempre un bel like di supporto. E adesso andiamo a vedere la build del buon Gonçalo Ramos. Eccoci qua ragazzi, build di Gonçalo Ramos, opportunista, 31 livelli di crescita, giocatore secondo me straordinario, anche perché ha buon controllo corpo, discreta velocità per essere una punta centrale, controllo corpo 80, comportamento offensivo 84, tanta finalizzazione, discreto salto e comunque alto 1,84, secondo me ci può tranquillamente stare. È un giocatore che ha forma fisica normale, quindi qualora ci fossero delle difficoltà per quanto riguarda le freccette, vi taglierò la partita come ho fatto qualche episodio fa di qualche altro test su un altro giocatore e poi andrà a vedere fino a quando non avrà la freccetta in su. Statisticamente ripeto è molto valido, ha delle belle abilità anche dopo di test, tira a scendere, tira a salire, ha anche il passaggio di prima, il tiro di prima, il colpo di tacco, finalizzazione acrobatica, gli mancano quelle poche abilità, secondo me un bel tiro di collo, dominio palle alte, io glielo metterei. Se riuscite ovviamente segna il doppio tocco sarebbe tanta roba, però a controllo corpo 81, quindi secondo me si muove molto bene. Questa è la build ragazzi, l'avete già vista questa squadra, questo tipo di formazione. Sono tornato a utilizzare il 4-3-3 con l'esterno largo perché comunque un po' di respiro me lo dà, perché abbiamo una punta centrale davanti comunque pesante e ci lascio anche Rumenig. Mi sta facendo un po' incazzare Rumenig, però continuo a tenerlo. In questo caso, come vedete, ho rimesso Vieira come CC in modo che comunque con una build un attimino più performante riguardo i suoi movimenti in campo meno legnosi magari mi può dare una mano. Ronaldinho Gaucho confermato, teniamo sempre Arnold sulla destra, Tomeo sulla sinistra. Ragazzi, andiamo a provarlo e speriamo bene, magari ci dà dei feed positivi. Dobbiamo fare 2-3 partite, dipende sempre dalla tempistica, e vedremo un pochino alla fine dell'episodio come sarà andato. Avversario trovato, avversario trovato, vediamo chi sarà il nostro primo sfidante di oggi. 1-2-3 triplete, forse l'ho già affrontato anche lui, però va bene. Ok ragazzi, vediamo come sta Gonçalo Ramos. Sta abbastanza bene, quindi ok, titolare inamovibile. Vediamo i nostri subentranti, c'è anche Rashford ragazzi, c'è anche Rashford, l'ho riportato. Vediamo 4-3-3 classico, bella squadretta, contropiede veloce, no, invece è possesso palla. E niente ragazzi, andiamo a giocare questa prima partita di oggi. Ok, prima partita, vediamo come andrà il buon Gonçalo Ramos. È un giocatore che abbiamo visto anche giocare nei mondiali, ha fatto sempre delle buone prestazioni, tenete conto che è anche molto alto, speriamo non sia tronco, perché a me da quello che mi ricordavo per quanto riguarda proprio, attenzione, bel passaggio tra l'altro subito, io voglio subito provarlo sul cross di Arnold ragazzi, voglio vedere. Vabbè, subito l'intervento buono. Dai, non voleva Kylian, però va bene. Vai Zironi, buono. Bello. Vai Gonçalo. Dai, non andare dritto, ma che fai? Ok. Fai funzionare stelle 2, mortacci di Pippo. È tronco ragazzi, è tronchissimo. Gioca bene, fa molto possesso palla ovviamente. Non... Mamma mia, oh, appena gli tocchi i giocatori, sempre fallo, porca vacca, oh. Sempre fallo. Immaginavo, avevo quella sensazione che la mettesse sotto la barriera. Allora, prime sensazioni su Ramos ragazzi, non ci siamo proprio. Poi se vuole uscire Smichael ci fa quel classico favore da top player. Ok, dai, andiamo avanti.
Andiamo di testa. Non ci siamo proprio. Gonzalo, prova a tirare. Bravo, Gonzalone. Bravo, bravo, bravo. 1-2 è devastante. Difesa aperta, vai così. Bravo, e riprende ancora palla. Grande roba. Bravo anche il mio avversario che mi ha fermato. Vado sull'esterno, vai. Prova il tiro. Oh, porca vacca. Ah, che sfiga. Bello. Provaci Gonzalo, va bene. Ho sbagliato io, non è colpa sua. Bravo. Cosa facciamo? Bravissimo. Questo è l'intervento che davvero giocatore forte, davvero player forte, ragazzi. Questa qua, se riuscivo a mandarlo in porta, era finita. Calmo, dobbiamo stare calmi. Dobbiamo stare calmi perché quello stop lì a me fa andare fuori di testa. Buon primo tempo, avversario di livello, ve l'avevo detto. Quello che mi dà fastidio è il possesso palla, è il mio tallone d'Achille e lui sta sfruttando bene tutti i palloni a disposizione. Noto ancora tanta, tanta difficoltà nel difendere perché c'è proprio gli uomini contati e faccio molta fatica, molta, molta fatica, ragazzi. Sui passaggi di profondità è scarso. Va bene che sia andata fuori perché io segnare con quel rimpallo schifoso non ho assolutamente voglia. Come se hai fatto un assist, no look. Grande azione. Grande, grande azione, veramente. Cazzo. Che azione stratosferica. Boom. Tutto di prima, mandi al bar 3-0. Che azione, ragazzi. Facciamo dei cambi anche noi, magari sta facendo dei cambietti lui. Togliamo Vira, mettiamo. Proviamo a mettere un tra le linee. Non dovremmo avere particolari problemi, ecco. Poi mettiamo Figo al posto di Rummenigge, lo mettiamo seconda punta e mettiamo come contropiedista proprio. No, Figo no. Beh, lasciamo così, dai. Rimarremo senza contropiedista. Non può giocare da solo Ambrosini, ragazzi. Vabbè, io non ti ho esultato in faccia, però dai. Non può giocare da solo là davanti. Bello, bello. Ma che cazzo fai? Tutto storto. Tutto perché c'è un movimento sbagliato del corpo. Perdi tempo. D'improvviso tu non sai più giocare a calcio, eh? Fateci caso. Allora Ramos lo togliamo, mettiamo Rashford, rispolveriamo Rashford. E ragazzi, togliamo Ambrosini, non mi sta facendo impazzire. Gioca male da solo là dietro. Probabilmente non può giocare da solo. Ed è un problema. Ed è un problema. Perché sto modulo non può funzionare in questo senso. Chiudiamo un po' i terzini. Non
Adesso lui mi pare che stia giocando con gli esterni, no, gioca con tre punte, praticamente. Vai Marcus, che schifo, però va bene, dai. Era veramente molto forte, complimenti a lui, bellissima partita, bellissima partita. È stato un avversario molto molto difficile. Seconda partita, avversario trovato. Vediamo. FC Richmond. Da quanto vedo però deve avere tante belle leggende. Giochiamo fuori casa, quindi è Football Stadium. Sta ancora bene comunque Gustavo Ramos, figo. E su al massimo Ronaldinho, idem. Ragazzi, ho messo un'altra volta Fabinho davanti alla difesa, perché Fabinho secondo me da solo regge bene. Ambrosini probabilmente in questo modulo può giocare insieme a un altro CC mediano che siano vicini a lui, perché da solo non riesce a reggere. Quindi lo metto in panchina, tranquillo, tanto possiamo sempre utilizzarlo. Vediamo il nostro avversario. Azzo. Squadra veramente top, veramente molto forte. Avevo detto che sarebbe stata piena di leggende, ragazzi. Va bene, andiamo. Eccoci qua ragazzi, partita, seconda partita di oggi con test Gonzalo Ramos, il buon ragazzo che sto affrontando in questo momento qua, mi ha scritto anche in privato, si chiama Mino, mi ha cominciato a seguire praticamente qualche giorno fa e niente, ringrazio lui per il seguito e buona partita, una squadra alla Madonna. Ok, bello. Ok, a me sembrava più sua, però va bene. Vabbè, vediamo un po'. Bello. Va dall'altra parte, frate. Ok. Vai Gonzalo, tu questo devi fare, amico mio guascone. Ok, fallo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vediamo un po'. Cosa batte a fare, figo? Mamma Gonzalo, mamma mia, che bel movimento che ha fatto. Gran parata di Smichael. Ma questo non era neanche. Sì, beh, era fuori gioco forse di un ginocchio. Nella realtà, mazza Gonzalo Ramos, bei movimenti da punta vera. Peccato che adesso abbiamo gol, perché sono sicuro. Ma vai, ah, l'avevo capita, Fallo, fallo, ref. Il ref è un bravo ragazzo, il ref. Dai, no, che cazzo, ma cos'è? Ha fatto l'autopassaggio di tacco, gli ha fatto. Dai Gonzà, bravo. Io ti passavo Ronaldinho, ma semplicissimo, non è difficile. Però gliel'hai voluta passare a lui, vabbè, ci sta, dai. Ronaldinho, ma i passaggi? Ma dove li hai lasciati? Ok. Partita bella tirata, eh? Mazza, oh. Smichael, è un passaggio. Fosse stato un tiro, posso capire che la guardavi la palla con le mazza che presa che ho fatto. Era un passaggio quello, eh? Ok. Sì, con la Spiriqueta è un'altra storia, ragazzi. Ah, bravo.
l'intervento. E niente, si ferma e quando si ferma l'azione è finita praticamente. Quando fai un passaggio così lungo, io ancora non mi rendo conto, ma quando fai un passaggio così lungo, dove cazzo va via? Il giocatore si ferma, incredibile. Oh, bello, sto stop, cazzo, 3 anni. Bello, vai Gonzalo. Dai là dentro, buona. Dentro. 1-0. Tutto rimpalloso, però va bene lo stesso. Devo fare. Potevo provare con Gonzalo, però. Sì. Fabinho tutto da solo tiene, tutto. Lo vedete proprio Fabinho come tiene da solo il reparto, una roba allucinante. Vai dentro, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Bel pallone di Ronaldinho, straordinario. Intanto bisogna fare un giro di sostituzioni anche per quanto riguarda l'11 titolare. Lo so che di piede fai schifo, Ramos, però. Ah, fanculo, bravo. Bravo. Bravo, zio Ronny. Mazza come torna bene Ronaldinho, ragazzi. Vai dentro. Boom. No, beh, questa è una cazzata. Ragazzi, ditemi voi come cazzo si fa a vedere un gioco del genere. Vabbè, però ne va bene lo stesso, basta vincere ormai. 2-0 fine del primo tempo, figo Mbappé, però sempre lì Ramos, è sempre lì che prova a giocare. Palla al piede è un po' incasinato, però diciamo che nel concreto comunque fisicamente lo vedete davanti, è bello, bello prestante, qui ho sbagliato io subito. Va bene, calcio d'angolo a Romario davanti, non so se è quello, se è quello big time o quello epico. Comunque con Aspilicueta. Oh, ma che fai? Ma fallissimo sul ramo, vedete come comunque tiene bene, eh? Ha una bella falcata. Ha una bella falcata. Non è assolutamente male come contratto mirato. Va saputo utilizzare, è un giocatore molto molto boa, che fa molto la boa, capite? Cioè, guarda qua. Anche a me sembrava fallo questo. Perché? Perché batti tu? Cioè, vediamo un po', magari lui può spostare il portiere. Però non credo che lui se ne renda conto. No, no, ho sbagliato. Ho sbagliato e all'ultimo non dovevo dare il colpetto finale. Ci può stare, dai. Bravo, Aspi. Ho aspettato la sua posizione. Bravo Luis, figo ragazzi, devastante. Dai, no, vabbè. Calma, Jim. Dagli la buona. Vabbè. Sono 20 miei, fanno questi stop così sbagliati, cazzo. Fallo, 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 ci stava. Ci stava assolutamente. Se no andava in profondità, era finita per me.
Solo i miei fanno degli stop del genere, ragazzi. Uno stop di pancia. Ah, pensavo rientrasse. Bravo. Ma non ci voglio credere, quella era fallo a casa mia, signore. Gli arbitri sono invisibili in sto videogioco. Ah, peccato. Bello. Ah, zio Ronny di po'. Vai. Tiene tutto da solo, raga. Tiene tutto da solo. Mamma Ronny. Hai il tiro di prima, prova. Fallo. Ref, ma lei non fischia niente. Lei non fischia nulla. Sono tutti falli questi qui. Ci stava. Purtroppo nella falcata, ragazzi, è proprio scarso. Vai subito. Non per Ronaldinho. Cazzo, potevo prolungare forse, eh? Forse potevo prolungare. Forse per Ramos potevo prolungare. Invece come da dentro Ronaldinho. Mazza come si inserisce oggi. Zio Anni ovunque. Allora, togliamo Vira, ragazzi, ovviamente. E ci mettiamo Mataus. Poi mettiamo... Ci voglio credere, dai. Ci voglio credere. Togliamo Figo. Mettiamo Paolo Dybala. Due giocatori chiave. Non lo so. Infatti uno lo togliamo, ragazzi. Ok, e continuiamo. Tanta roba, Fabinho da solo così può giocare. Così proprio può giocare, eh. Anzi, l'ho bruciata perché non hanno avuto assolutamente voglia. Questo è fallo. Troppo lontani, porca puttanga. E niente, palla ripresa così. Oh, Fabinho. Mamma mia, Fabinho, ragazzi. Occhio a fare Oghe. È super sub. Man, bravo, Aspiliqueta capitano. Aspiliqueta capitano, ragazzi. Un fallo, me l'ha fischiato, attenzione. E qui ci siamo, ragazzi. Qui ci siamo, ragazzi. No. Anche se sono veramente tentato. Ma no. Allora, vediamo se riusciamo a metterla lì. Lì stava andando. Però non è andata lo stesso. Peccato. Un pochino più bassa. Sarebbe stata... Perché ho dato più potenza? Perché comunque la traiettoria gliel'ho messa bella tesa. Ciononostante non è andata.
Passaggino delicatissimo. 2-0, complimenti, complimenti anche a lui, abbiamo dato il massimo. Con Aspiliqueta è un'altra vita veramente. Sicuramente un bel giocatore Aspiliqueta, ragazzi. Un terzino difensivo stracompleto, veloce, tecnico, difensivo. Gran bel giocatore. E Lima ha dato molto equilibrio in questa situazione. Allora ragazzi, che dire, Gonzalo Ramos mi è piaciuto veramente tanto. Non avrà fatto 200 gol in due partite, veramente ragazzi, perché altrimenti viene fuori un video troppo lungo, lo sapete. Lo testeremo anche in live più volte su Twitch, quindi venite anche a seguirmi sul mio canale Viola. Detto questo, un giocatore secondo me spaziale, è una punta effettiva, quindi dovete utilizzarlo stilisticamente un po' come Lewandowski, come magari, che ne so, un Haaland. Però lui secondo me ha qualcosina in più rispetto a Lewandowski, nel senso penetra con le pinze. Forse lui è un attimino meno tronco rispetto a Lewandowski. Lewandowski è molto più concreto. Lui invece, però, come vedete, ha dato molta mano nella fase offensiva e quando ha avuto palla al piede ha creato sempre il caos. Io gli do un bel 7 come voto perché mi è piaciuto davvero tanto. Ripeto, è un calciatore, è una carta che va saputa utilizzare, va bene? È una pecca che è la forma fisica, che è normale, però da eFootball 2024 potremo vederlo con magari con frecce in su, quando sarà con condizione fisica B potremmo utilizzarlo costantemente. In questo momento magari lo si porta in panchina per poterlo utilizzare quando ha la forma fisica ottimale. Chi ha le epiche, le leggende, in questo caso vi consiglio di utilizzarle perché hanno sempre comunque forma fisica ottimale. E lui però, qualora avesse la frecce in su, utilizzarlo, perché secondo me è davvero un giocatore che ha un potenziale enorme. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, io vi auguro una buona giornata e come sempre buon game a tutti. Ciao ragazzi, ciao ciao!